Sì, è in corso il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Ministro dell'Interno Lamorgese qui al Viminale. L'obiettivo è quello di fermare un'escalation di violenza che ha interessato diverse piazze italiane negli ultimi giorni, l'ultima, come dicevate da studio, la piazza qui di Roma, 16 fermati per gli scontri di ieri sera, tutti infiltrati alla manifestazione pacifica delle partite IVA. Si tratta di ultrà e di personaggi legati all'estrema destra, e la preoccupazione delle forze dell'ordine e del Viminale è che queste frange violente si siano unite nel tentativo di aggredire lo Stato e aggredire le istituzioni. Da qui l'invito del Ministro dell'Interno per chi manifesta, come manifesta legittimamente, come previsto in uno Stato democratico, a distanziarsi da queste frange di violenti. Noi questa mattina siamo tornati a Piazza del Popolo, dove sono iniziati gli scontri ieri sera. Abbiamo chiesto alle persone che lavorano in quelle zone che cosa ne pensano di quanto accaduto. Allora vi lasciamo alle loro voci con Marco Aquili, e poi la linea può tornare allo studio. Cioè, noi lavoratori lì del centro siamo amareggiati. Questo non è un esprimere quello che si pensa e soprattutto non va a favore della situazione attuale. Cioè, questa è una vergogna, facciamo paura, mi metto anch'io nel mezzo del popolo italiano, è qualcosa di indescrivibile, vetrine rotte, cioè noi che incassiamo veramente pari a zero. Non capisco il senso di queste proteste, che tanto servono solo a creare allarmismo e paura. Io ieri ero al lavoro, siamo dovuti scappare d'urgenza perché c'era stato comunicato che c'erano questi scontri. Penso che è anche un problema della società oggi, che non riesce a trovare una strada per esprimere i suoi sentimenti, ma in un modo generale, non solo per questi problemi.